Lui è ormai un nostro ospite fisso, è la nostra voce su Roma ed è la persona che ho scelto per, diciamo, aprire questa nuova rubrica. Intanto salutiamo Suor Monia, che vi sarete accorto che questa settimana non c'è, tornerà da noi quando vuole Suor Monia, ma nel frattempo noi ci siamo accaparrati una nuova Suor Monia, una nuova figura che ci accompagnerà fino alla fine di questo ciclo di puntate che finisce a luglio. Ci accompagnerà tutte le settimane con un commento, con un suo punto di vista, che si chiama il negazionista. E quindi ho scelto, senza che lo sapesse, perché Fabio non sa nulla, ho scelto Fabio per presentare questo nuovo spazio. Ma prima di arrivare alla presentazione di questa, diciamo, figura mitica, ormai, diciamo, mistica, di giornale radio, no? Perché è un ritorno. Cominciamo a dare qualche... Conduceva con me un programma l'anno scorso. Elisa ha capito chi è perché ce l'ha davanti. Fabio, hai sentito la puntata di oggi? Sì, ho sentito, il tema dell'acqua mi appassiona molto, lo considero un asset strategico del paese, pari alle reti dati, pari all'energia, pari alle riserve di petrolio e pari alla comunicazione. Alla buona comunicazione, Luigi, alla buona comunicazione. Non confondiamo la comunicazione con la propaganda. Mai, mai. Senti, ma l'avresti trattata meglio come giornalista questa notizia? No, avrei aperto un capitolo diverso, però, perché ho sentito parlare di due temi che sono strettamente legati al sistema di gestione idrica. E ne aggiungo un terzo, che è l'ipocrisia della politica, che per me è insopportabile, certo. Perché noi sapevamo già da febbraio, dati ISPRA, che in Sicilia ci sarebbe stata la siccità e sarebbe stata durissima, però io non ho visto fare nulla. E questo è una responsabilità gravissima. Sono d'accordo con te, però io credo che, insomma, oggi abbiamo avuto una puntata che è partita dal 19° arrondissement di Parigi, durante un volantinaggio del partito di Macron. Siamo passati attraverso Bobo e la sua competenza internazionale, poi Finocchiaro, Giansanti, cioè un coro di voci che è anche un approccio abbastanza nuovo per affrontare un tema, cercando di uscire, Fabio, dalla denuncia, perché la denuncia... Ma io non volevo parlare della denuncia, io volevo proprio perché il fatto dire che, questo, ci siano dieci dighe in Sicilia che non funzionano perché 5 sono ancora in collaudo e gli altri 6 sono pieni di merda, pieni di tronchi, di invasi, tutto rovinato, è un segno assolutamente... Quanti milioni ci vogliono per sistemare quelle dighe e dare l'acqua a quella regione? Cioè, molto meno di quello che andiamo a ristorare all'Emilia Romagna per un'alluvione annunciata, esatto. Con un ministero delle politiche agricole che addirittura adesso ha creato una SRL ad hoc che con una dotazione di 250 milioni di euro si occupa di ristorare i danni. Cioè, se l'approccio che tu hai avuto al tema dell'acqua io lo considero multidisciplinare ed è l'unico modo per averlo, perché per discutere un tema come quello di un asset non si può avere il punto di vista dell'agricoltore, il punto di vista del cittadino che vuole bere l'acqua potabile, il punto di vista di chi non vuole vedersi franare una montagna perché il nostro è un territorio idrogeologicamente fragile. Cioè, servono diversi punti di vista e io ho trovato una sintesi attraverso questa analisi che è stata fatta, e quindi abbiamo parlato di opere, di sensibilizzazione, di comunicazione, ma il problema è che non abbiamo parlato di formazione della classe politica. Ecco. C'è un'insensibilità, io darei la patente per fare il politico, perché tu non puoi metterti seduto in un posto. La devono dare per fare l'ortolano. Allora, senti un attimo, io vorrei dedicare questi ultimi 15 minuti alla negazionista e soprattutto su due argomenti che mi interessano affrontare con te. Uno è l'autonomia differenziata, l'altro è il premierato, che sono due argomenti che hanno fatto implodere la nostra comunicazione. La campagna. È Adriano Celentano, l'avete riconosciuto tutto, è l'albero di 30 piani, una canzone dei primi anni 70 che, diciamo, batte il tempo dell'ambientalismo. Cioè, fino a quel momento il tema... Poi immaginate Celentano, che vive a Milano, si è trovato...
e trovato questa giungla di grattacieli che ormai lo circondano, che credono che facciano vivere la città come un incubo. La città è stata una cosa straordinariamente cambiata, e ne parleremo in futuro di Milano e dei suoi cambiamenti miracolosi. Non è oggi l'argomento, ma faremo una puntata speciale, perché non tutti sanno che in 20 anni in cui hanno trasformato questa città, ad esempio, non c'è mai stato un morto sul lavoro. Lo sapevi tu, Fabio? Sì, ne avevamo parlato insieme. Perché te l'avevo detto, esatto. Di presentazione, io lo considero, come dire, una stelletta meravigliosa, un approccio sociale, un modo per poter dimostrare che quando si vuol fare qualcosa si può fare. Il problema è di volontà. Certo. Di allora, volontà e di disegno. È arrivato il momento della presentazione. Signore e signori, gentlemen, come si dice? Gentlemen. Siamo arrivati qua perché un anno fa conduceva con me la trasmissione, è stata con me molte puntate notturne, tra le altre cose. Poi ha ricevuto, diciamo, la folgorazione sulla via politica, è stata nominata presidente di un importante ente regionale, forse il più importante ente regionale tra le regioni, che si occupa d'ambiente, ed è Lucia Lopalo, ed è qua con noi e sarà, diciamo, la nostra negazionista, perché è passata alla storia, perché sostiene che il cambiamento climatico non dipende dall'uomo. Buongiorno questa, a tutti. È un po' centrale rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, però non voglio parlare di questo con Lucia, perché so che... No, io ci tenevo a dire una cosa, perdonami se interrompo. Siccome mi hai presentato poco fa parlando di misticismo al posto di Suor Monia, non ho preso i voti nel frattempo e non è nemmeno fra le mie corde prendere i voti per diventare Suor Lucia. Però sarebbe suona bene Suor Lucia. Sei sorpreso, Fabio? Buongiorno Fabio. Buongiorno. Come dire, io l'ho seguita con molta attenzione, il mio giornale l'ha seguita con molta attenzione, però con uno sguardo, con uno sguardo che io non condivido, perché come abbiamo detto più volte, io non sopporto il giornalismo militante, tantomeno sopporto il giornalismo che vive di Google, nel senso che se io dico che è negazionista ed è fuori di cranio perché elabora una teoria che io... Se volete poi mi esprimo a modo mio, non da scienziato, ma da attento osservatore della vita e della natura, e non si può decidere di prendere una posizione contro. I giornali raccontano, se no si chiamano partiti, cioè la posizione contro per me non esiste. No, ma in questi giorni ho fatto l'upgrade, non sono più solo la negazionista, ma sono anche colei che incenerisce il Green Deal. Cioè, ho fatto che meraviglia. Però non quindi... voglio parlare di questo, perché so che Lucia sta preparando un libro che appunto si chiama La negazionista, storia di una fake news, non voglio spoilerare, che brutto termine questo nuovo. Se negli anni 70 mi dicevano hai spoilerato, le davo una testata. Ma non avresti semplicemente capito. No, sembrava un insulto. Senti, invece volevo parlare di queste due questioni che attanagliano i nostri giornali, e a leggere i giornali io provo molto imbarazzo, perché alcuni giornali, immaginate quali, raccontano una debacle della Meloni di dimensione incredibile, una sconfitta, schiaffi alla Meloni, la Meloni in un angolo, e altri giornali invece raccontano di una Meloni centrale rispetto ai temi dell'Europa, no? Cioè dice, ma oh, la Meloni ha scelto Fitto tra Fitto e Letta, ha scelto Fitto, ma cioè, cazzo, ci hanno fatto anche un titolo, la Meloni non vuole Fitto, ma una piglia il 28% per mettere il capo di un altro partito a rappresentarla. Cioè mi sembra che in questo momento l'informazione non sia di parte, ma sia in parte confusa, e che ci diano cose che non funzionano, cioè non le capiscono. Io prima domanda che faccio alla nostra... alla nostra, diciamo, nuova commentatrice laica, e la faccio soprattutto a Fabio, che è un attento giornalista. Sto tema della autonomia differenziata è veramente una tragedia per il Sud, o siamo di fronte a un'azione che è in continuità di quella fatta dal centro-sinistra? Per rispondere molto velocemente, io sono stupita dal fatto che abbia tutta questa opposizione della sinistra, quando proprio la storia ci insegna che l'autonomia differenziata, cioè la riforma del titolo V, fu proprio fatta dopo un referendum confermativo nel 2001, proprio dalla quella sinistra di allora, che cercava di amicarsi un po' il consenso della Lega. E in quel contesto storico ci fu proprio appunto questa riforma
che portò le regioni ad avere maggiore autonomia su, se non erro, se non ricordo male, 21 punti, che poi dopo c'erano la maggiore difficoltà che si è riscontrato è stato proprio quello del fatto delle materie, c'erano delle materie che erano prettamente delle regioni e c'erano delle materie che invece erano concorsuali con lo Stato, condivise con lo Stato, e quella lì era la maggior difficoltà che avevano. Quindi il fatto che adesso sia ritornato il tema, il fatto che il tema sia ancora stato riproposto e non goda del plauso della sinistra è quantomeno dicotomico rispetto a quello che è stata la storia appunto di questa riforma. Voglio contestualizzare il periodo. Chi fa questa legge è Bassanini e dell'era D'Alema. Sembra un secolo fa, vero? Vai Fabio, qual è la tua opinione invece? Ma io nel 2001 ho realizzato un documentario per conto del Consiglio regionale del Lazio proprio per spiegare le modifiche al titolo quinto della Costituzione. E oggi mi ritrovo a leggere di nuovo regionalismo, quindi di una seconda fase del regionalismo, ma ritengo che sia esattamente in linea con quella che è la natura di questo paese. Cioè, l'unità d'Italia è una cosa tanto bella, ma noi abbiamo delle grandissime difficoltà di relazione e delle difficoltà che sono, secondo me, mentali, caratteriali, tra un valdostano e un siciliano di un qualsiasi meraviglioso paese della Sicilia. Io ritengo che l'autonomia sia gente di Bergamo e gente di Brescia, quindi figurati. Sì, perché noi siamo il paese dei campanili, poi alla fine, e le restiamo come tali. Allora, il principio della responsabilità del territorio, perché noi possiamo inquadrarlo come un'azione di legge, poi c'è invece un suo aspetto sociale. Il principio della responsabilità del territorio è un principio sacrosanto, cioè io sono responsabile di ciò che faccio. Guardiamo l'urbanistica della Calabria, cioè la Calabria è orribile, ve lo dico sinceramente, la Calabria ha un'urbanistica che è orribile, perché loro hanno devastato il territorio. In Calabria il 70% delle case che si vedono transitando dalle autostrade non ha l'intonaco, perché non sono mai finite, non ha il tetto, perché non so, c'è sempre qualche pilastro che spunta perché la famiglia potrebbe crescere. Allora, va bene tutto, però devono essere responsabili di ciò che fanno. Cioè, se tu vuoi consumare il territorio, lo puoi fare, ma la responsabilità te la devi prendere in termini, prima che politici, anche sociali. Allora io penso che un nuovo regionalismo sia una fase che si è aperta con questa legge, che è sinceramente un pochino confusa e che la gente non riesce a comprendere, perché non siamo in grado di spiegargli i passaggi. Quindi è confusa? È una legge confusa, sì, è una legge confusa che non viene percepita, secondo me. Ok, Lucia, è confusa? Ma al netto di questo, secondo me è meglio cercare di fare anche un po' quello che è, insomma, i capi della storia di questa legge. Bisogna ritornare nel 2001, quando furono soltanto due le regioni, fra queste due furono le regioni ad applaudire a questa riforma, che la volevano fortemente, e una di queste due ovviamente era la regione Lombardia, la quale allora aveva come presidente Formigoni. Roberto Formigoni, che è stato presidente per 20 anni, e invece le altre regioni erano più fredde in questo senso per avere maggiore autonomia. Ma non è una riforma che prevede che il sud venga affossato a scapito, a favore di un nord che diventi sempre più ricco. Non c'è scritto da nessuna parte. Non è assolutamente così. Anzi, è una speculazione politica questa è una, esatto, vera fake news. Difatti, non difatti, c'è scritto nella legge nulla del genere. Esatto, difatti Regione Lombardia attualmente, che comunque sia, la storia ce lo dice, ultimamente sicuramente non come ai tempi di Roberto Formigoni. Ultimamente la sanità ha bisogno di grandi riforme anche in Regione Lombardia. Comunque Regione Lombardia, attualmente Fontana, ha dichiarato che vuole maggiore autonomia per l'ambiente, che è un tema che sappiamo essere importantissimo, concedetemelo, io lo vivo in prima persona come presidente di ARPA, e per la sanità, che Regione Lombardia ha sempre aperto le porte, col suo modello di riforma di sanità che fu di Roberto Formigoni e di Sanese, ha sempre aperto le porte e trainato anche quello che era il sud. Infatti la Campania, per esempio, mi viene da citare la Campania, una regione che io adoro, sta avendo un momento di grande sviluppo, ha sempre usufruito sì di grande sviluppo, e poi soprattutto ha sempre usufruito di quello che fossero i benefit di una regione così all'avanguardia dal punto di vista della sanità. Quindi non è una riforma che penalizza il sud, è una riforma che consente a una regione, io parlo della Lombardia, ma a tutte le regioni che vogliono accedere, di avere maggiore autonomia per poter fare poi, dopo tutte quelle riforme, scusatemi se ripeto la stessa parola, tutte quelle riforme atte a diventare più veloci. Fabio, adesso Lucia ha citato la Campania.
La Campania negli ultimi anni ha avuto livelli di sviluppo economico da record, diciamo sopra addirittura la Lombardia, sotto la guida di De Luca, che non ha mai fatto non ha mai smesso di farci ridere e sorridere. Come la spieghi questa cosa? Cioè, come si inserisce in questo dibattito? Cioè, quindi è possibile al sud uno sviluppo a due cifre, uno sviluppo alto, veloce, un'economia dinamica, attrattiva? Sì, se ci sono due condizioni. La prima è quella di aver affrontato la materia sociale con grande attenzione, perché lì torniamo in un problema culturale. Francia o Spagna, basta che se magna. Questo non è una citazione mia, ma è la natura intrinseca di chi è abituato a vivere al sud, con una potenza del latifondo che non è tipica della Campania, ma è tipica di altre regioni, e un arretramento forte della criminalità organizzata. Tu di dove sei? Scusa, qual è la tua origine? Io sono romano. Romano, e sei collegato da Roma. Non sei a Gallarate, sì, o a Varese, no? Perché non vorrei che poi i nostri ascoltatori ci accusassero di aver dato voce a un... No, io sono il terrone della trasmissione. Sei il terrone della trasmissione, sì, condivido questa posizione. E lo rivendico con grande orgoglio di esserlo, perché da sotto vedo... È una critica dall'interno, vedo... che fai, su, dai, diciamola così. Sì. Cioè, basta pensare, cioè, allora, facciamo una cosa, abbiamo vicino un'esperta di ambiente, le facciamo una domanda, sì: perché in Campania l'emergenza rifiuti è stata risolta? Perché in Lombardia l'emergenza rifiuti è stata risolta? Perché nelle regioni del nord-est non c'è un problema di rifiuti? Perché a Roma siamo sommersi, Roma è un letamaio. Roma è un letamaio. Rispondo velocemente. La domanda è dolce e spontanea. Perché le altre regioni? Ma perché? Ma è molto Puglia? Semplice, perché hanno degli impianti attivi. La Campania ha appunto terminato questo impianto di A2A che funziona a pieno ritmo, quindi ha risolto completamente il problema. A pieno ritmo, con un po' di rifiuti di Roma che mandiamo noi a... Sì, i rifiuti di Roma principalmente vengono mandati all'estero, e spendiamo cifre esorbitanti per mandare i rifiuti, e le stesse, poi dopo, con gli stessi rifiuti di Roma, all'estero produce energia, che è la stessa energia che viene rivenduta all'Italia. Noi romani abbiamo una tassa sui rifiuti per smaltirli, sul quale poi pagate il costo dell'energia, cioè meno male che ci avete 2000 anni di storia. Il tema fondamentale è quella di riconoscere il fatto che bisogna comunicare di più alle persone l'importanza che possono avere gli impianti in Italia, e gestirli come vengono gestiti, con grande sapienza, e che un impianto di rifiuti attuale, con la tecnologia attuale, è meno inquinante di una notte di fuochi d'artificio di Napoli, per intenderci. Lo so, però noi romani, quindi, da un punto di vista sociale, di analisi sociale di questo paese, che è diverso e che poi si dibatte parlando di un pezzo di legge che non c'è, cioè quello del sud, del nord, le tre velocità, le quattro velocità, perché io mi aspetto adesso, nel prossimo anno, mi aspetto i dati dell'Abruzzo. L'Abruzzo è una regione simbolo di questo paese, perché è sempre stata sospesa tra il centro e il sud, sta sempre più scivolando. Beh, vedrete che i dati sul PIL regionale, il turismo, la serie di attività produttive che stanno nascendo, faranno della regione Abruzzo un territorio molto interessante sotto questo aspetto, ma non perché lo guidi Marco Marsilio, che è di centrodestra, perché lì sostanzialmente si è verificato un fenomeno, e cioè... posso dire una cosa bruttissima, che però è una realtà, è un ossimoro, è un'iperbole. Allora, il Covid ci ha tolto tanto, ma ha tolto anche un sacco di pensioni in alcune regioni dove la spesa sociale era sovrastimata perché c'erano pensioni per tutti. Allora, l'effetto che ha avuto il Covid sulla regione Abruzzo è stata quella di diminuire la spesa sociale, perché poveri anziani, molti se ne sono andati, un po' per l'età, un po' le ha agevolati il Covid, le ha condannati il Covid, però è successo questo fenomeno. Allora, è diminuita la spesa sociale e l'Abruzzo si è messa a riprodurre meno pensioni. Allora, noi romani, se viviamo nell'etamaio più bello del mondo, ce lo meritiamo, perché facciamo delle cose bizzarre. Abbiamo un gasificatore, due linee di gasificazione pronti a Malagrotta,
che andrebbero revampizzate. Esatto. Invece, con i potenti andiamo a fare un termovalorizzatore da un'altra parte. Abbiamo due minuti, no. Abbiamo due minuti e uno lo voglio dedicare ai romani, vai! Ma siete falsi come Giuda, cioè non sono dei miei concittadini. E vivete ancora? Eh sì, perché se io è un inno al tuo coraggio, perché dici delle cose che sono incredibili e io ti voglio qua tutte le puntate, perché ogni volta che parli sono pietre che volano, vero? Volano, cioè non guarda in faccia a nessuno. Ma la materia dei rifiuti è una materia complessa, e non nessuno ha la bacchetta magica. Però posso fare una sintesi, perché manca veramente un minuto e abbiamo avuto veramente una puntata ricchissima. Qui siamo di fronte a entrambi, dite la stessa cosa, che viene utilizzato una riforma attesa, forse un po' confusa, non per essere migliorata, ma come strumento di terrorismo politico, esattamente come si usa in quasi tutte le occasioni in cui si tenta di cambiare qualcosa. Si tenta di cambiare qualcosa, e il meglio è sempre nemico del possibile, e si aprono polemiche, si creano paure nell'opinione pubblica, si spaventa la gente e si governa sulla paura, e sulla paura si crea aggregazione, paura, scontro, delegittimazione, insulto e via dicendo. E così, velocissimi, abbiamo due minuti che dobbiamo chiudere. Qualcuno dice che la paura è il cavallo di battaglia del male, sicuramente un metabloccante, questo lo dice la scienza. Quindi, come diceva Gurdjieff, se fra il fare o il non fare, rischia e fa. Dopo questa citazione che mi colpisce al cuore, ultimi 10 secondi per te, Fabio. Da Roma, velocissimo, attenzione al rapporto tra intelligenza artificiale e acqua. Sì. Lo dico per esperienza, l'intelligenza artificiale consuma una quantità d'acqua mostruosa, perché i computer vanno raffreddati. Per questo dicevo che va utilizzato un ragionamento integrato. Tutto un rogo. Concludo il mio intervento, vi saluto e aspetto la chiamata per sabato prossimo, e vi confermo che tanto la monnezza ce la troveremo per tutto il 2025, salvo miracoli. E chiudiamo qui la rubrica del negazionista, perché abbiamo un romano che nega Roma e una italiana che nega cioè quella che ha bruciato il New Deal, incenerisce il New Deal. Abbiamo tutto ciò che nega è qua, è il luogo della negazione, ma è anche il tentativo di una ricerca di una nuova verità. Spin Doctor.